abbiamo questa occasione che mi piace ricordare, è sempre straordinaria e ordinaria allo stesso tempo. È ordinaria perché il calendario ci ricorda questa data, il calendario ci ricorda il dolore che tutti abbiamo provato e la sofferenza e anche la vergogna che abbiamo provato di fronte alle stragi, sia di Via D'Amelio che di Capaci. È straordinario quando vedo i ragazzi che, pur non avendo conosciuto queste storie in prima persona, riescono a dare se stessi perché la memoria non venga mai meno. Se stessi significa il loro entusiasmo, se stessi significa anche i loro piccoli o grandi saperi musicali, mettendoli a disposizione nostra. Credo che questo sia il ponte straordinario tra prima e dopo, perché si possa vivere in pace e soprattutto rassicurare quelle giovani generazioni che insieme possiamo combattere le mafie. Ricordare è importantissimo, ma non è sufficiente. Noi dobbiamo guardare avanti, pensando naturalmente sia alla battaglia ancora in corso contro la criminalità organizzata, sempre incombente, ma anche pensando ai ragazzi. I ragazzi, quelli con cui possiamo parlare più facilmente, quindi che sono già in sintonia sul tema della legalità, ma, e questo lo dico d'accordo anche del sindaco e degli altri, a quelli invece a cui non potremmo parlare direttamente, cioè quelli che cadono nella spirale di violenza e terribili fatti che sono successi. Ma noi dobbiamo parlare con loro e convincerli, diciamo, in una dimensione di democrazia e legalità. 32 anni sono passati da quel 23 maggio 1992, quando sull'autostrada tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo una strage mafiosa uccise il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Le diverse generazioni che sono passate sui banchi delle scuole hanno conosciuto costantemente i nomi di Falcone e Borsellino e ogni anno vengono coinvolti nella partecipazione al ricordo. E un contributo importante a questa conoscenza viene dai familiari delle vittime. Come espressione di tante vittime innocenti che purtroppo oltre 1000 in tutta Italia hanno pagato con il sacrificio della loro vita, spesso in modo consapevole, come nel caso di Giovanni Falcone e della moglie, per affermare i principi della libertà, della legalità, per la lotta al crimine, questo cancro che purtroppo attanaglia da tanti anni e che finalmente sembra che lo Stato stia riuscendo a vincere e sicuramente vincerà.